Siamo con Vincenzo Schettini, non c'è bisogno di presentazioni. Vincenzo, siamo qui a Didacta 2023. Anche oggi è stata una giornata con molti visitatori. Tu hai tenuto, come vogliamo chiamarlo, Un un incontro, sì, un incontro incontro. molto partecipato, tanta gente. Di cosa avete parlato? Allora, intanto c'era un mare di docenti, un mare di prof come me, maestre, maestre, professoresse, professori. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati su alcune cose che in questo momento sono fondamentali da sviscerare a livello di argomenti con i colleghi. L'overwhelming del digitale, cioè questo digitale che ormai è talmente forte ed è talmente pressante ed è talmente tanto ed è talmente variegato che molti docenti stanno avvertendo questo senso di frustrazione nel non riuscire a stare dietro il digitale, perdendo di vista una cosa importante, che noi siamo prof e che noi abbiamo il diritto barra dovere di insegnare come vogliamo noi insegnare, di tirare fuori il nostro modo di insegnare. È bella questa cosa, quindi va detta, i professori erano contentissimi e condividevano un po' la stessa idea. Abbiamo anche parlato di evoluzione della scuola. Io ci ho tenuto a sottolineare il fatto che non è possibile pensare a una scuola del futuro che continua a far spostare questi docenti a destra in tutta Italia, precari che fanno centinaia di chilometri, quando il sistema dovrebbe evolversi e lo meritano i professori. Anche perché ricordiamocelo che da quello stipendio basso ognuno di noi si va a tirare fuori le spese. Molto spesso le spese sono tanto alte. Allora, usiamo sta benedetta tecnologia per fare ad esempio le riunioni online invece di farle di persona. E quindi facciamo sì che i docenti abbiano meno spese, possano dedicarsi di più alla famiglia e possano dare il loro apporto alla scuola come credono di poter fare. Beh, questo è anche un messaggio da dare al Ministro dell'Istruzione, Esatto. perché è stato appena sottoscritto un contratto nel quale invece la tendenza è laddove vi siano dei contenuti deliberanti, invece è quella di tornare in presenza. Ecco, su questo ci sono degli spazi aperti, attendiamo delle linee guida da parte del Ministero proprio su questo aspetto e Però quindi sì. Dobbiamo dirla una cosa, il Ministero deve riflettere sul fatto che se decidessero in maniera decisa, a gamba tesa, di dire tutta la didattica si fa in presenza, ma ci mancherebbe, ma tutte le riunioni facciamole a distanza, quanta anidride carbonica in meno immetteremmo in atmosfera? Noi siamo decine di migliaia, centinaia di migliaia di docenti. Facciamolo questo calcolo. Allora, questa sarebbe un bel timbro green da parte del Ministero, dire io scuola metto il mio timbro green quest'anno con questa azione collettiva. Certo, Allora faremo un vero passo avanti, perché è importante non fare le cose a chiacchiere. parliamo di quasi 1 milione di insegnanti, Quindi, quindi cioè, ragazzi. l'azienda, tra virgolette, non lo è la non azienda, possiamo dire, più grande d'Italia, Cioè, pensiamo a 100 milioni di macchine che si che muovono si e non dico muovono e nient'altro. a volte lo sappiamo bene noi insegnanti che partecipare a una riunione è un qualcosa di molto limitante, non sempre, però da un punto di vista della partecipazione, quindi si può partecipare benissimo anche via online attraverso anche delle identificazioni, delle correlazioni docente-presenza certe, sicure, che non comportano nessun Nessun tipo di problema. La rischio e stessa problema. contrattazione ARAN si continua a fare online, quindi insomma, se si fanno anche dei documenti ufficiali, realizzano, sì. E dico questo, se alcune aziende private dal Covid hanno imparato che fare le riunioni online fa risparmiare, eccetera, eccetera, mette i dipendenti in condizioni di... Perché la Certo. scuola, giustamente come dicevi, la più grande azienda d'Italia, non deve fare le stesse cose? Cioè, perché dobbiamo tornare indietro? Perché dobbiamo tornare alla preistoria? Il Covid ci ha insegnato qualcosa o no? C'è o non c'è un'emergenza climatica? Io lo sto chiedendo. C'è o non c'è un'emergenza climatica? Dobbiamo o non dobbiamo dare delle risposte certe? Dobbiamo. Bene, torniamo all'esperienza di oggi. Avevi fatto cenno all'importanza del personalizzare anche l'insegnamento. Sì. Anche con le nuove tecnologie, ancora di più con le nuove tecnologie, questo diventa importante? Ma io dico non ancora di più con le nuove tecnologie, io dico soltanto questo: i ragazzi hanno bisogno di insegnanti empatici. Ma l'empatia, il tirar fuori se stessi, il far sì che io amo fare questa lezione, te faccio vedere che l'amo, che venga fatta attraverso l'uso delle nuove tecnologie,
di nuovi software, di metodi didattici innovativi o attraverso un approccio tradizionale, non è importante. Bisogna essere insegnanti efficaci, bisogna essere insegnanti autorevoli, e tu funzioni e sei felice, tu sei contento perché ti senti te stesso, non la copia di qualcun altro.